Le mosche, la moglie, tutte le noie piccole e grandi della vita, le ingiustizie della sorte, le malignità degli uomini, le stesse sofferenze corporali non avrebbero potuto mai alterare la sua stanca placidità, né scuoterlo da quella specie di perpetuo letargo filosofico. Mio figlio è morto, sai? No! Morto! E tu ora che puoi fare? Me lo paghi o mi dai il tuo? Pazzo! Via, mascalzone! Fuori da casa mia! C'eri? Come? Dove? Il tuo bel consiglio. Non devi farne mai una giusta. Io. E ho scritto forse io alla tua degnissima signora madre che ci prendesse per balia la nuora di una pazza furiosa. No, ma di volere una balia siciliana. Se non avessi avuto questa splendida idea, non ci ritroveremmo ora in questi impicci. Brutta cagna, dov'è il tuo padrone? E si raffermava sempre più nel proposito di mandarla via. Del resto, che obbligo aveva di tenerla ancora? Non era adatta né a far da serva né da bambinaia. Gli faremo questo, gli faremo quello. Confabularono mamma e figliola. A un tratto Clotildina pestò un piede, si batté la fronte. Oddio, il lume intanto. Prima di tutto bisognava recargli un lume, quello buono. Da allora in poi Tullio Buti non attese più nella sua cameretta il lume dell'altra casa. Che hai da vedere? Di piuttosto a Margherita di portare un cucchiaio e un bicchiere d'acqua. L'accadere, come l'essere è eterno, sarà eterno anch'esso. Chiama e porta via tutti quanti. Chi predica così? Ah, Jacospina.